Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefania Meniconi e sono una scrittrice. Sono qui per presentare il mio libro su Dante, Dante Alighieri, Giovane tra i giovani, 5 studi sulla vitalità di Dante, che è stato pubblicato da 5 edizioni a Verona. Certo, le librerie sono piene di libri su Dante quest'anno, perché dovresti leggere proprio questo? Beh, intanto perché è un libro facile e quindi leggendolo ti divertirai, non lo troverai pesante, non ti annoierai, non è un libro per specialisti. D'altra parte è un libro serio, è frutto di tanti anni di studio che io ho dedicato a Dante, quindi ci troverai delle informazioni utili, in particolare che ti aiuteranno a capire il segreto della poesia di Dante. Perché se è da 700 anni che noi amiamo Dante, intere generazioni si sono appassionate a questo scrittore e non è certo un caso. Evidentemente Dante ha saputo organizzare la sua composizione in maniera tale da interessarci per tanti anni con la stessa intensità. Il fatto è che Dante ha scritto la Divina Commedia, e così ti svelo il primo segreto, per tutti gli uomini e tutte le donne che hanno paura. E ha disegnato per loro però anche un percorso di possibile risalita, di possibile uscita dal buio dell'inferno. E quindi ha fatto intravedere oltre la paura, come dire, l'accendersi della speranza. Sono sicura che anche tu sei rimasto affascinato per la prima volta da Dante quando hai sentito il primo verso del primo canto dell'Inferno, dove Dante dice: "Nel mezzo del cammin di nostra vita". E qua il segreto sta proprio nell'aggettivo possessivo nostra, con il quale Dante ci cattura subito, ci responsabilizza e ci porta con sé all'interno della selva. Ci fa capire che quella selva è un luogo che ci riguarda, è il passo oscuro dove è inciampato il piede di tutti noi. Nel mio libro troverai dunque la spiegazione, del perché la Divina Commedia è così affascinante ancora oggi. I segreti che ti svelerò sono di tipo fonico, lessicale, linguistico. Ti porterò vicino al cuore della musica di Dante. E poi ti porterò anche a conoscere tanti temi della poesia dantesca che sono ancora attuali, che sono ancora vivi e che, come hanno fatto bene a te quando leggevi la Divina Commedia, così hanno salvato tanti uomini e tante donne dalla morte e dalla disperazione. Allora, Dante Alighieri, giovane tra i giovani. Mi raccomando, non ti dimenticare, ti aspetto in libreria.